come si fa a rendere antisismico un edificio nuovo o anche un edificio esistente? Una delle tecniche moderne utilizzate è quella degli isolatori sismici. Cosa significa? Vuol dire separare il movimento del terreno dal movimento forzato che subisce l'edificio, quindi fare in modo che i due corpi, quindi il terreno e l'edificio stesso, si muovano in maniera differente. Come si può fare questo? Attraverso degli isolatori sismici che si mettono alla base dell'edificio, quindi sono dei dischi particolari fatti in un certo modo che permettono proprio un'oscillazione, un movimento dell'edificio, ovviamente senza che questo scappi via, e quindi rimane agganciato alla fondazione ma può muoversi, ok? Questi isolatori sismici assorbono anche lo sforzo durante un terremoto. Vediamo come funziona attraverso questi due modellini. Qui abbiamo un edificio con isolatori sismici e qui ne abbiamo uno di quelli tradizionali costruiti appunto in cemento armato, in muratura e così via. Vediamo come si comportano in un terremoto. L'edificio quindi con isolatori sismici, vedete, quando c'è un movimento si muove in maniera abbastanza uniforme. Il problema però è che quando le frequenze sono diverse di un terremoto, quindi aumentano, è l'altro edificio che comincia a soffrire dal punto di vista strutturale. Vediamo. Quando raggiungiamo quindi dei livelli vicino alla frequenza di risonanza di una struttura, vedete che cosa succede? L'edificio tradizionale va in risonanza e se fosse un vero edificio sarebbe già crollato a questo punto. L'altro invece continua a vibrare e a non subire grossi problemi proprio perché riesce a essere più libero rispetto al terreno e tutto lo sforzo viene assorbito proprio dagli isolatori sismici.